Salve a tutti quanti, oggi faccio un tutorial dei problemi, specialmente su dei computer da 4 anni in giù. Quando si installa un sistema operativo, normalmente ci sono sempre problemi di drive, che Windows non riesce a trovarli e automaticamente se uno va su Start e clicca con il destro, e va su gestisci dispositivi e si apre questa finestra con tutti i vostri dispositivi, video, audio e tutto. Ogni tanto, capitato anche al sottoscritto, di trovare dei triangolini. Anche se uno andrebbe sopra e rileva driver, e automaticamente non li trova, perché se non l'ha trovati prima non li trova adesso. E tante volte qua non c'è scritto il nome dei drive dei dispositivi, c'è scritto dei nomi che Windows poi gli assegna e automaticamente uno non sa cosa deve cercare, anche se per caso c'è il nome giusto, però i drive aggiornati li cambiano nome. E lì viene sempre il difficile di trovare i drive giusti. Per evitare questi problemi ci sono due programmini. Adesso ne parliamo di uno solo, poi dell'altro, che sono programmi che si trovano in internet e sono programmi free portatili, ovvero sia che non c'è bisogno di installare. Bene, vediamo il primo. Il primo si chiama GFXP, che è questo qua che io automaticamente l'ho già scaricato e l'ho già messo qua sul desktop. Adesso lo apriamo. Ecco, il programma è questo qua. Qui c'è anche un documento di licenza in italiano e noi apriamo il programmino. Chiudiamo la finestra. Ecco, il programmino è questo qua. Più o meno è come CPU Z, solo che questo ha cose molto molto di più. Anzi, è costruito molto molto bene. Infatti nella prima schermata ti dice che è Windows 10, ti dice tutto il tuo sistema operativo e hard disk e tutte quante. Nel secondo CPU RAM ti fa vedere tutte le cose CPU RAM, volendo puoi anche fare altre cosine. Poi c'è lo schermo, l'audio e per ultimo c'è una cosa molto interessante che gli hanno inserito. Qui ci sono anche i cosiddetti directory, così via. Spazio libero che hai dell'hard disk, eccetera. L'unica cosa bella che hanno messo qua è strumenti. Guardate un po'. Ecco, qua ci sono tutti gli strumenti che Windows ha, solo che bisogna andarli a cercare. Esempio. Adesso faccio un piccolo esempio, gestore computer. Vai qua su gestore computer, li clicchi sopra e ti vengono fuori tutto il gestore del computer. Che per trovare queste cose qua, bisogna su Windows, bisogna fare dei passaggi un po' particolari. Qua hai tutti i comandi a tua disposizione. Gestore dischi, ecco qua ti dà le partizioni dei tuoi dischi. Io qua ce n'ho due, uno chiamato archivio, l'altro di Windows. E fa questa è una cosa molto molto interessante. Gestione attività Windows. Adesso ve ne faccio vedere qualcuna. Ecco, qua c'è l'altra finestra. Queste sono cose che puoi andare,
servizi di Windows. Ecco qua, sono tutti i servizi di Windows, che non è semplice a trovarli con il sistema operativo di Windows. E con qua si può fare diverse cose. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro di interessante. Unità di pianificazione. Qui almeno i comandi li trovi. Bene, questo qua è il primo. Infatti, se uno non sa che cos'è, sa che è una scheda di memoria, va a vedere qua dove c'è scritto memoria e automaticamente sa di che, eccola qua, sa che tipo di scheda video che uno ha, io ho Nvidia, e almeno può andare a cercare questa cosa qua. Se per caso non si trova, perché come ho detto prima, sugli aggiornamenti dei drive può anche cambiare nome, può cambiare numero, e uno non sa se è quella giusta o no, perché se poi installi un drive che non va bene, automaticamente non hai risolto il problema. Questo qua è il primo programmino. Adesso noi lo chiudiamo. C'è il secondo, che il secondo ti dà veramente una mano. Cioè, non dico che risolva al 100% i tuoi problemi, però ti dà una mano. Si chiama Driver EASY, che è sempre un programma portatile e automaticamente non si installa. Noi lo apriamo, lo facciamo partire. Eccolo qua il programma. Chiudiamo la finestra dietro. Ecco, anche qua ci sono delle opzioni, ma noi non tocchiamo niente, noi gli diciamo fai una scansione. Lui automaticamente va a cercare tutti i drive che ci sono sui PC, connessi sui PC, e si fa la scansione di tutto quanto. Perfettamente, a me qua mi dice che i drive sono tutti aggiornati. Se per caso ci sarebbe un drive non aggiornato, basta andarci sopra il drive qua, cliccare, oppure qua c'è scritto rileva e automaticamente si clicca qua sopra e lui aggiorna tutti i drive. E con questo diciamo che risolve il 90% dei problemi, se non di più. Infatti c'è scanner, un pader, c'è hardware che va a cercare tutti i tuoi tipo di nome del computer, quanta memoria hai e tutte queste cose qua. Anche qua ti dice tipo CPU, che tipo di CPU hai, quanti volte è, eccetera, eccetera. Noteboard, ti dice che tipo di scheda madre tu hai, ti dice anche che tipo di memoria che tu hai, più o meno ti fa qualcosina che ti fa anche l'altro programmino. Ecco, questi sono i due programmini che io ho voluto fare un tutorial per spiegarvi più o meno come funzionano. Qua c'è la lingua inglese, noi la mettiamo italiana, perfetto. E poi qua se vogliamo li attiviamo, non li attiviamo. Chiudiamo, salviamo perché ho messo la lingua italiana.
Ok. Bene, io con questo, diciamo, mini tutorial avrei concluso. Così, eventualmente, se avete dei problemi di dry con questi due programmini qua, riuscirete a risolvere i vostri problemi. Ok, ciao a tutti.